Una protesta inizialmente pacifica, poi lo scontro, quando i manifestanti hanno cercato di forzare le transenne e il cordone di poliziotti davanti a Montecitorio li ha fronteggiati, bilancio, un agente ferito e alcuni fermati, e la rabbia dei titolari di palestre, dei commercianti, dei ristoratori, che domani minacciano di aprire nonostante i divieti. Ed è veramente, veramente scioccante pensare che le persone non possano entrare nel mio locale per consumare un caffè. Dopo 13 mesi, dopo tutti i sacrifici che ci sono stati richiesti. Vogliamo soltanto lavorare, ridateci la nostra dignità. Ferma la condanna da parte del ministro dell'interno Luciano Lamorgese, mentre fonti investigative ipotizzano la presenza di infiltrati in piazza. Esprimo solidarietà al funzionario ferito, scrive in una nota. Le proteste sono alimentate dalla situazione delicata per il paese, ma è inammissibile la violenza contro chi difende legalità e sicurezza. Contro le nuove zone rosse e le restrizioni, molte piazze si sono riempite, da Imperia a Vibo Valentia. Qui siamo a Milano, dove un presidio di ambulanti davanti alla stazione centrale è diventato un corteo. Non ho bisogno di nessuno che mi dà elemosina, se no vado qua in stazione centrale, la faccio e prendo più di quello che mi danno loro, ok? Ed è durato quasi 10 ore il blocco del tratto casertano della A1 Roma-Napoli da parte degli ambulanti campani, che chiedono la riapertura di fiere e mercati. Anche il settore dei pullman privati è allo stremo. Una lunga fila di veicoli ha protestato davanti alla sede della Regione Lombardia. Adesso basta, non ce la facciamo più, non possiamo andare avanti così. Senza lavoro si muore.